La marea. Mi incanta guardare l'arenile e le sue variegate forme, i colori che mutano con la luce del sole, la foschia delle ore serali, i riflessi del cielo sulle acque, il punto infinito dell'orizzonte dove l'oceano curva come una cascata sul precipizio, e i fondali sabbiosi che si alternano alle rocce, agli scogli, creando un contrasto, un'alternanza di chiaro e di scuro, un'intermittenza di lampadine di diversa potenza. I neri arenile delle zone vulcaniche, le distese di sabbia tetre che fanno brillare il verde e l'azzurro delle acque. È la marea. Quel misterioso regredire e avanzare delle acque secondo cicli difficilmente calcolabili. Ricordo di aver letto che i flussi e i riflussi dei mari sono per lo più dovuti all'attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulla Terra, unita alla forza centrifuga della rotazione del nostro pianeta. Tutto fa parte del gioco perenne che unisce ogni elemento della natura, il gioco perverso dell'influenza che ciascuno ha sull'altro, determinandone ogni decisione, ogni passo, ogni deragliamento, ogni stazione del treno della vita. È la marea. Quanto mi affascina la marea. Ogni giorno corro qui, su questo arenile, ad aspettare l'arrivo delle acque, che lentamente si ingrossano, sbuffano, guardano la costa, poi sospinte dagli aliti di vento spaziale della Luna si muovono. Un esercito infinito di goccioline che s'alza e inizia a coprire tutto ciò che 12 ore prima aveva lasciato la luce del sole. E le rocce, gli scogli, il bagnasciugo, la sabbia, tutti elementi immobili, assolutamente incapaci di opporre qualsiasi resistenza a questo potente, arrogante moto ondoso. Fermi lì, attendono ad avanzare, sottoposti alla volontà di un destino inarrestabile. Tutti con il fiato sospeso, sino alla liberazione che allo stesso modo non possono governare. Costretti ad aspettare il riflusso quando le acque avranno avuto l'ordine di ritirarsi. Gli elementi immobili tornano a respirare, in attesa della prossima marea. Nulla possono fare per impedire questo destino crudele. Nell'andare e venire delle acque si sgretolano, si sbriciolano, lasciano cadere parti di se stessi, sedimenti. La loro forma si modificano, assumono aspetti che non li rappresentano, inesorabilmente subiscono una metamorfosi. I miei pensieri sono gli stessi di quando mi fermavo un tempo a guardare fuori dalle finestre. Quanto amavo lasciar volare al di là dei vetri il mio sguardo, notare particolari, seguire gli spostamenti delle persone, assistere ai moti della natura, la pioggia, il vento, il sole. Spiccare un balzo verso l'infinito, restando con i piedi ben saldati al pavimento. Anche quel giorno guardavo fuori dalla finestra dopo aver chiuso nel cassetto della scrivania la lettera appena ricevuta. In quella scrivania, per anni, avevo conservato le cose più importanti del mio passato, nel cassetto centrale, il più grande dei tre, dove c'era lo spazio sufficiente per custodire la documentazione della parte di vita già trascorsa. Quella parte di vita ormai vissuta, che rimaneva lì, senza possibilità di modifica alcuna. Quella parte che inesorabilmente influenza il presente e il futuro, che nessuno ancora conosce. Guardando fuori dalla finestra, ripensavo a quella lettera che, come tutte le altre, era stata riposta nel cassetto, chiusa a doppia mandata. Sapevo bene, però, che non poteva rimanere lì, imprigionata nelle maglie del passato. Pensavo alla marea, sospinta dalle parole impresse sui fogli imbustati. Pensavo al destino, che per ognuno di noi è scritto da qualche parte, magari in uno dei crateri della Luna. Pensavo alle influenze che ciascuno di noi ha sull'altro. Pensavo all'amore, che dentro di sé raccoglie entrambi, tanto il destino quanto l'influsso. Pensavo che quella lettera doveva essere portata alla luce, fuori da qualche cassetto. La marea che filtrava attraverso la finestra chiusa mi travolgeva. Avevo bisogno dei consigli opportuni. Pensavo che per l'ennesima volta nella mia vita avrei dovuto trovare la forza necessaria per affrontarla. Per affrontare quella inesorabile marea, per aprire quel cassetto l'indomani e correre e dire: sono qua, ditemi il da farsi, sono pronto. Pensavo che in fondo l'uso del condizionale sarebbe stato più consono. Dovrei essere pronto, ma credetemi, non lo sono per nulla. E invece dovevo, magari per forza lunare o destino inarrestabile, o per qualsiasi altro motivo che sino a quel momento aveva inesorabilmente influenzato la mia vita. E so molto bene che non ci sarai. Non ci sarai nella strada.
non nel mormorio che scorre di notte dai vari che rinnuna, neppure nel gesto di scirmelo o nel sorriso che alleggerisce il tutto completo delle sotterranee, nei libri prestati e nell'arrivederci a domani. Nei miei sogni non ci sarai, nel destino originale delle parole, né ci sarà il numero di telefono o nel colore di un paio di guanti, di una blusa. Mi infurierò, amor mio, e non sarà per te. E non per te comprerò dolci. All'angolo della strada mi fermerò, a quell'angolo a cui non svolterai. E dirò le parole che si dicono, e mangerò le cose che si mangiano, e sognerò i sogni che si sognano. E so molto bene che non ci sarai, né qui dentro, il carcere dove ancora ti detengo, né là fuori, in quel fiume di strade e di ponti. Non ci sarai per niente, non sarai neppure ricordo, e quando ti penserò, penserò un pensiero che oscuramente cerca di ricordarsi di te. Julio Cortazar, il futuro. So che adesso mi stavate aspettando Carlo Lucarelli, una cosa tipo Blu Notte, oppure... Però non posso fare Federica Sciarelli, per chi l'ha visto. La storia di nessuno può conoscermi, però potrebbe essere l'oggetto, a parte anche le sagome che sono nate dalla fantasia dell'autore, potrebbe essere l'oggetto di questo tipo di indagine. Perché in effetti nessuno può conoscermi è anche la storia di una donna che scompare, di alcuni delitti in fondo, uno più grave di tutti, che connotano la storia dei personaggi. I personaggi qui interpretati dalle creature di Giorgio Coppola sono Siria e Luca, sono i protagonisti della storia. Protagonisti di una storia in cui c'è anche un bambino. Ora, è difficile raccontare un libro senza raccontare la trama, senza dare, svelare, però si può, secondo me, da lettore e forse anche da scrittore, pensare che durante la lettura di un libro, così come durante la scrittura, c'è questa alternanza di solitudine e di rapporto con gli altri. È chiaro che quella solitudine è influenzata da quello che accade intorno e dalle relazioni che si hanno con gli altri. Allora, quando Giorgio mi ha detto presenti questo libro, io la prima cosa che ho letto è che l'ha dedicato a suo padre. Poi abbiamo concordato questa data e oggi è l'anniversario della morte di mio padre e il mio primo romanzo io l'ho dedicato a mio padre, quindi questa era la prima cosa che mi sbalordiva in questa successione di eventi casuali, lo sa Giorgio adesso, non lo sapevi. Apprendo. In questa cosa assolutamente casuale c'è però pure tutto il senso del libro, oppure è quello che capita appunto leggendo un libro, perché a volte si rilegge un libro, perché cambia proprio lo stato d'animo con cui affronti la seconda lettura. Non è vero, a volte uno legge un libro da ragazzo e dice lo rileggo perché magari non l'ho capito, non è che non lo si è capito, ma è proprio che cambia tutto il panorama intorno. E quindi io vi posso dire quali sono state le mie percezioni anche a partire da questi dati effettivamente obiettivi, perché poi in realtà questa storia è la storia di un padre, fondamentalmente. Poi interagiremo, ma spero che voi vogliate chiedere anche delle cose a Giorgio. È la storia di un padre che, sempre tornando al dato personale, rafforza per esempio due mie idee di fondo. Leggendo questo libro mi sono chiarito effettivamente che
il padre, ma anche la madre, è chi ha il rapporto con il figlio, perché questo lo scoprirete abbastanza presto, lo posso dire, in realtà il figlio che c'è non è il figlio biologico di Luca, Joshua non è il figlio di Luca. E quindi questa è una cosa che anche nell'attualità più estrema, quando senti dire che un uomo, un gay, una donna con un'altra donna non possono crescere un figlio, diventa un po' strano come idea, perché se si pensa che dopo un lutto, dopo una separazione, dopo tante cose, ci sia qualcun altro che si occupi dello sviluppo, ma della crescita di quel bambino, è naturale, solo che in questo paese prevalentemente si cerca di codificare quello che devono essere anche i rapporti, cioè c'è un ingresso dello Stato, della Chiesa soprattutto, in quelli che sono fatti intimi, privati delle persone. E cosa succede? Appunto che c'è questo padre che si trova a confrontarsi con un figlio che è assolutamente suo, però in quel cassetto e in quella marea del prologo ci sono tutti già gli elementi di quella che sarà il ritorno di una storia che è successa prima nel tempo. Un'altra cosa che, un'altra convinzione che viene rafforzata è che nella nostra vita sono di più le separazioni di quanti altri tipi di rapporti ci siano, proprio le separazioni. La prima separazione in assoluto è quella della nascita. Quando nasce il figlio si separa dalla madre, non è più parte della madre, ma è la prima separazione in assoluto. L'altra separazione è lo svezzamento, perché a quel punto è quasi autonomo un bambino. E poi ci sono tutte le separazioni di cui qua ne abbiamo un largo uso, perché rimandano a veramente a quello che è il momento della crescita dell'essere umano. Quindi il padre del bambino cresce come se lui stesso fosse un bambino nel momento in cui si separa da questa donna. Però questa donna, Siria, e anche il nome rimanda al paese in guerra, a questo paese martoriato, perché Siria ha avuto una vita estremamente difficile ed è la sua anche una corsa verso la libertà. Lei scappa in continuazione, lei va via prima di tutto per scappare da quello che ha vissuto e quindi in qualche modo cerca nel mondo quello che in realtà non si separerà mai da lei. E qui anche ci sarebbe quella separazione necessaria, se lei riuscisse a separarsi veramente, psichicamente, da quello che ha vissuto, forse potrebbe tornare. Questo dicevo prima chi l'ha visto, perché in effetti poi, come una marea, questo romanzo cresce. All'inizio ha proprio quell'andamento, cioè le scene iniziali sono proprio quando il mare non è ancora cresciuto, c'è uno studio, c'è un quadro, c'è il soffermarsi su oggetti, su sensazioni minime in fondo, fino a che poi, già andando avanti, quando il cassetto si apre, quando la marea sale, iniziano a succedere cose anche del tutto inaspettate, quindi quasi diventa un thriller, sempre psicologico, perché non c'è in fondo appunto la morte di qualcuno che il commissario deve risolvere, ma c'è proprio quell'idea che si sta narrando. Cosa precede una separazione? Una storia d'amore. Si sta in fondo raccontando una storia d'amore, cioè il rapporto tra due individui con le loro storie, con il loro paesaggio interiore, con le loro immagini, con le loro idee e con il loro vissuto. E questa storia è talmente traumatica, quella separazione, che la rende forse per sempre
forse, diciamo, perché anche quello non è un percorso prestabilito, non sappiamo mai se anche una persona che ritorna resterà o se noi resteremo quando quella persona ritorna. E quindi la marea sale e sale anche questo amore quasi devozionale di Luca nei confronti di Siria, proprio perché lei è assente in presenza e poi perché c'è un figlio di Siria di mezzo. E quindi poi, riallacciandosi al discorso del padre che muore, se il padre muore traumaticamente, è chiaro che rende molto più difficile la separazione, però almeno lì uno deve per forza adeguarsi all'idea. Qui c'è un'assenza in presenza. Siria, finché è lontana, la storia d'amore sarà per sempre. Oggi scherzavamo sulla questione, c'è quella canzone Sempre per sempre di De Gregori. Io penso che l'importante, e qui vorrei che intervenissi tu, l'importante in una storia d'amore non è tanto che sia per sempre, ma che sia sempre. Cioè, nel momento in cui si vive la storia d'amore, secondo me, ma lo chiediamo all'autore che qui ha detto queste cose, non sono sicurissimo che le volesse dire così, e per questo... Eterno finché dura. Sì, ma bisogna amare sempre nel momento in cui quella relazione è in essere. È lì che non si deve sbagliare. Cioè, c'è un momento, no, non amo ora. Poi che non sia per sempre può farci crescere, può farci... Però ecco, Giorgio, da questo inizio che nasce così dal tuo libro, vorrei che... Allora, intanto grazie a tutti di essere qua. Voglio sciogliere da questo incubo di immobilismo in cui ho piazzato lei si è sciolta da sola. L'immagine che mi piace dare, che ho dato anche a Napoli, non l'ho data a Caserta l'altro giorno perché non avevamo lo spazio adeguato, pur essendo una bellissima idea, era quella della creazione dei personaggi. Cioè, quando si scrive si crea qualcosa. E questo qualcosa di Pirandellani a memoria è qualcosa che c'è a fianco di chi sta scrivendo. Questi personaggi che mano a mano che uno scritto va avanti poi diventano parte integrante della vita di chi sta scrivendo, poi diventano anche antagonisti. Spesse volte facciamo fare ai personaggi di uno scritto qualcosa che loro non vogliono fare. Litighiamo, io litigo con i personaggi dei miei romanzi spesso, per cui mi piaceva l'idea che fossero impersonificati, diciamo scrivendo escono fuori. E ringrazio Davide Piani per la lettura e Maria Alessandra Masucci. È l'interessante ingresso di Paolo. L'amore. In questo romanzo sono rappresentati varie tipologie di amore, non una. Perché parlare di amore dovremmo ritornare a Saffo e sinceramente si è già scritto troppo. Io non sono in grado di superare quello che i grandi letterati hanno già detto. In un passaggio del romanzo io esemplifico quello che per me è il concetto di amore. Il concetto di amore non può prescindere dall'amore per se stesso. Per quanto possiamo individuare in un altro il concetto di amore, in verità è sempre la base dell'amore per se stesso. Senza amore per se stesso non esiste amore per nessuno. Quell'altro o quell'altra che noi individuiamo è semplicemente un pezzetto di un puzzle che noi già teniamo e che incastriamo all'interno. E nel momento in cui incastriamo nell'interno dell'amore per se stesso, quella persona diventa indispensabile solo semplicemente perché ha completato noi stessi e quindi ha completato quel ciclo di amore che noi teniamo per noi stessi. Questo rappresenta Siria nell'ambito della vita di Luca. C'è un altro tipo di amore. Però poi Luca compie una parabola che non vi anticipo perché immagino che lo comprerete, questo insomma lo leggerete, poi vi abbiamo già incuriosito, no? Quindi già lo avrete comprato. Che mi serve? Voglio dire, anche due copie, visto. Ah, ma voglio dire, l'ha comprato, no? Voglio dire.
anche perché stamattina sono una copia? Abbiamo fatto un viaggio di 3 ore in auto perché Davide era decisamente ostinato a venire qui in auto, che nessuno viene a Roma in auto. Da Napoli no. Noi abbiamo fatto un viaggio in un'auto vintage, perché è un'auto d'epoca, ma non è solo un'auto d'epoca, ma è un'auto che possiede all'interno un mangiacassette. Due custodi di cassette di quelle nere che si alzavano, ve lo ricordate, con le scritte sopra? Pazzesco. Cioè, abbiamo fatto un viaggio ascoltando Sergio Caputo, Lionel Richie e a un certo punto i Culture Club. Diciamo, era la cosa più attuale che noi potessimo leggere. Noi siamo venuti fino a Roma, Casper, per la leggere. C'è un altro tipo di amore. Mi hanno detto di vestirmi a Boy George, mi sono rifiutato. No. Le treccine ci dobbiamo mettere, però se poi vedete Boy George ultimamente come si è ridotto, vedete, va bene così. C'è un altro tipo di amore che viene rappresentato. Ovviamente io l'ho scritto dalla parte di Luca, personaggio uomo, io narrante all'interno del romanzo, ed è verso i figli. E io mi incazzo sempre quando qualcheduno, sa qualche bambino, mi arrabbio sempre quando qualcheduno mi dice amo mio figlio. Perché è la cosa più stupida che si possa dire sulla faccia della terra. Perché? Perché l'amore verso un figlio non è amore, è appartenenza. È qualche cosa che promana da noi. Io non posso amare la mia mamma, non posso amare mio figlio. È semplicemente appartenenza. Quindi quello che si genera nel rapporto fra creature messe al mondo non c'entra niente con l'amore, è solo e semplicemente l'esemplificazione di ciò che noi siamo, procreare, fermo restando che per istinto, perché noi uomini siamo animali, per istinto tendiamo alla sopravvivenza della specie. Quanto al rapporto fra Luca e Silvia, parlare di sempre e per sempre è una bellissima poesia scritta da Francesco De Gregori, che lui dice di non saper scrivere poesie. In un'intervista a Repubblica De Gregori disse: ma qua così, cioè così levate la musica, quello che scrivo io sono banalità che anche un bambino scriverebbe di essere Gregorio. Però in verità vi voleva esemplificare che noi, se abbiamo una devozione, se abbiamo la voglia di dedicare una parte della nostra vita a qualcheduno, lo facciamo. E quel sempre è il sempre di oggi, non il sempre di domani. L'altro giorno a Caserta si è scatenato. Non, nessuno si è fatto esplodere, però qualcuno ha iniziato a inveire verso, bonariamente, verso la figura di Luca. Perché? Perché Luca, nell'ambito del suo romanzo, compie un gesto d'amore, lo avete capito perché Paolo ve lo ha detto, ma d'altronde si capisce nelle prime pagine. Luca cresce il figlio che non è suo. Perché lo fa? Lo scoprirete. Ma intanto Joshua non è figlio di Luca. E Luca nel frattempo attende che la madre, perché Silvia è la madre, torni, e ci mette un tempo. Luca è uno stupido, secondo la grande maggioranza della gente che stava l'altro giorno a Caserta. Io a un certo punto ho risposto e ho detto: però guardate, noi siamo arrivati in una società nella quale compiere un gesto di amore è un gesto criticabile. Cioè non c'è nessuno oggi che direbbe: hai dedicato la vita a una persona. In fondo la vita cos'è? Un attimo, no? Fra un nulla e un nulla c'è quest'attimo di respiro. Perché non dedicare quest'attimo di respiro a un gesto d'amore? E quando noi lo facciamo, inevitabilmente veniamo criticati. Cioè, hai dedicato la tua vita e sacrificato una parte della tua vita per compiere un gesto d'amore. In verità dovrebbe essere una cosa bellissima, no? E invece viene guardata nella società moderna, dove certe cose, in una lettura che poi dopo Luca, che imbalsamerò un'altra volta, lo dirà, viene relegato un po' negli oggetti vintage della nostra vita, no? Un gesto d'amore fatto verso un altro. Perché? Perché siamo molto tesi alla realizzazione di noi stessi, dimenticando che forse si può dedicare una parte di se stesso a una persona importante. Il sempre è il sempre del gesto che tu compi, no il sempre della vita di ognuno. Va bene, dobbiamo approfondire perché... E Paolo, non ci siamo preparati niente, io ve lo dico, cioè. E allora io ti dico, ti rispondo con un'altra cosa. Perché in effetti c'è il rischio in questo personaggio, voi lo vedrete, di cogliere un aspetto che a volte appartiene proprio ai genitori naturali, che è quello di mettere nei figli quello che non si è riusciti a essere. E quindi, no? Di crescerli
a propria immagine e somiglianza, come diceva lui, perché si ritengono una promanazione, no? Del nostro essere, della nostra. Invece Joshua, crescendo con un padre che non è suo padre naturalmente, smentisce in fondo, per questo io dico che lui qualche cosa inconsapevolmente secondo me l'ha scritta, perché, ed è così anche rispetto all'idea che lui ha dei personaggi, è vero che tu li plasmi, li crei eccetera, però poi i personaggi possono prendere il sopravvento su di te. Quando tu dici che ci litighi, il personaggio per uno scrittore è qualcosa che dopo diventa quasi, ritorniamo allo svezzamento, alle separazioni, come dicevo, diventa quasi autonomo. È un personaggio che poi si fa la sua storia e lo scrittore in qualche modo lo sta seguendo. E poi intervengono quelli che sono la vita relazionale dello scrittore. Quindi finisce un amore e i personaggi hanno un andamento diverso. Poi ricomincia un altro amore, allora i personaggi si muovono in un altro modo. Quindi c'è questa cosa qua. Però il rischio che si coglie è proprio questo qua, che lui, sentendolo molto suo, sa che da suo figlio dipende anche un'altra cosa, cioè proprio l'amore per Siria. E infatti io leggo senza... Era l'idea di perdere Joshua che faceva tremare il terreno sotto i piedi e non capivo se perdere lui significasse perdere un figlio o perdere Siria per sempre. Questo per sempre che ritorna. Quindi c'è questa tentazione da parte del lettore di dire, e qui ti voglio che rispondi tu, ma lui fa solo un gesto d'amore, perché effettivamente lo fa, cioè crescere un figlio da solo, non tuo, in una situazione così, sì, effetti un gesto d'amore, ma lo fa anche perché non riesce, perché non sa, perché non vuole separarsi dal suo grande amore? Sono i dubbi e le certezze che la vita di ognuno è di cui la vita di ognuno è costellata, no? Nel momento in cui compiamo una scelta non sappiamo mai se quella scelta è quella giusta o quella sbagliata, semplicemente la prendiamo. Lungo tutta la stesura del romanzo Luca si pone tantissimi dubbi, perché poi il terreno si viene a scretolare sotto i suoi piedi in virtù di una vicenda, di un ritorno, e quindi le sue scelte iniziano a vacillare e lui a un certo punto, vedete da una lettura che vi faremo, che si guarderà allo specchio, no? E si chiederà, ma in verità chi sono io, perché ho fatto questo? È chiaro che la scelta iniziale di prendersi questo bambino è legata indissolubilmente a Siria, ma è anche chiaro che la scelta di crescerla poi, cioè la crescita poi di questo bambino lo fa diventare padre. E quando si diventa padre, lo dico da parte mia, poi ovviamente non potrà non essere uguale, ma si cambiano le prospettive di vita, no? E quella persona a un certo punto diventa una persona verso le quali hai delle responsabilità, perché dipende da te. E allora ecco che davanti a Luca si crea una scelta, ma Joshua è mio o non è mio? E questa è la prima problematica. Perché lui sa benissimo di non essere, che non è figlio suo. Dall'altra, Luca è, Joshua è una maniglia per rimanere attaccato a Siria, o adesso vive di vita propria il mio rapporto con Siria? Ovviamente lo scoprirete alla fine del romanzo, poi lascio un'interpretazione, però è il dubbio della scelta d'amore fatta che poi ti porta ovviamente a non comprendere più nell'ambito di quello che tu hai svolto nella vita se effettivamente quella scelta poi dipende da quella persona o è una realizzazione anch'essa di se stesso. Non c'è nulla nella vita che non compiamo che non sia diretta a realizzare noi. Qualsiasi cosa noi facciamo, anche quando ci sposiamo, anche quando ci lasciamo, anche quando procreiamo, non stiamo facendo null'altro che realizzare noi stessi, qualsiasi scelta noi facciamo. Che poi la scelta sia giusta o sia sbagliata ce lo potrà dare il tempo, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso, cioè noi. Perché mi faccio sempre una domanda, no? E la domanda è questa: noi studiamo gli animali, no? I leoni vivono in branchi, non so, i pappagalli vivono loro soli, non so, vivono bradico, dorme, non lo so. L'uomo è un animale sociale, chissà. Chissà, non lo sappiamo. Noi viviamo in contesti che
che è la famiglia, il quartiere, la città, la nazione, ma originariamente come essere animale l'uomo è un individuo di per sé, è un individuo che ha bisogno degli altri per realizzarsi. Cioè un uomo da solo come individuo è un uomo che può realizzarsi o ha necessità di una collettività per realizzarsi, ha necessità del confronto con gli altri per poter essere veramente se stesso. Non lo so. Gli eremiti, quelli che vivono da soli, non si realizzano? È una domanda che mi pongo, ci si può riflettere. C'è un altro aspetto. Allora, intanto anche il libro di Giorgio è un puzzle, perché noi adesso ci concentriamo anche per la sceneggiatura di questa presentazione su due personaggi principali. Però Giorgio è molto bravo anche a descrivere gli altri personaggi, perché anche se compaiono dei flash di altri personaggi, ma io penso ai genitori di Siria, penso a non, alcuni non li posso nemmeno dire perché sennò si svelerebbe quella trama di cui dicevamo, è molto bravo anche a seguirli, perché a volte quei personaggi sfuggono all'occhio attento dello scrittore, perché sì, fanno una vita propria, però non è riportata al lettore, e quindi invece lui è bravo, gli riaggancia, racconta bene, cioè c'è proprio la descrizione del pensiero anche di queste persone, non soltanto delle azioni che fanno e ne fanno, ne hanno fatte, almeno poi nel racconto. Però del puzzle di cui parla Giorgio è vero forse che l'altro completa il nostro puzzle che siamo o che diventiamo crescendo. Però se quel pezzo di puzzle completa noi, poi c'è tutto il resto del puzzle dell'altro, e che è la cosa più difficile in assoluto da accettare in un rapporto di coppia, per esempio, che ci sia, oltre alla parte che ci corrisponde completamente, anche il mondo dell'altro. E è molto bravo Luca, non so se Giorgio sarebbe altrettanto bravo o io, no, per niente, ad accettare che Siria abbia tutto un resto di puzzle, perché è tutto il resto del puzzle che fa muovere Siria in un certo modo. Però lui è innamorato sempre e quasi per sempre, si potrebbe dire leggendo il libro man mano, di una donna per quella parte che completa lui e che forse lui, e qui ritorniamo alla cosa di prima, vede riprodotta più o meno fedelmente nel figlio che è sicuramente di lei, ma per sempre certa, est. Ecco, c'è anche questo aspetto qua. Alla fine lui, il vero gesto d'amore suo è essere estremamente libertario nei confronti della donna che ama. Cioè dice, vabbè, lei è così, se ne deve andare. E mi arrabbio pure ogni tanto. Ecco. Poi se l'è presa. Adesso ti sei arrabbiato, ma trovi sintonia con quello, certo, che dico? Assolutamente. C'è un altro, c'è un aspetto che io sottolineo, leggendolo lo scoprirete, che io distingo l'amore dalle infermerie sentimentali, le chiamo infermerie sentimentali, che è un aspetto importante, no? Perché se vogliamo parlare, il romanzo intanto sì, è un romanzo di una storia d'amore, però non è solo una storia d'amore, è una riflessione su ciò che siamo noi, su quello che vogliamo, su quello che siamo, su cosa vogliamo e cosa dedichiamo alla nostra vita, perché possiamo dedicare la nostra vita a una batteria, abbiamo uno dei più grandi batteristi. Che io abbia mai ascoltato in vita mia, possiamo dedicare a una cinepresa, lo possiamo dedicare a qualsiasi altra cosa. Poi è quello, però è una dedica. Poi c'è un amore, però noi non lo possiamo confondere, perché l'amore poi è unico. Se noi parliamo di più amori abbiamo sballato tutto. Ci sono persone che hanno una necessità di amare, e io le chiamo infermerie sentimentali, sono delle grandissime falsità. Confondiamo dei bisogni, delle necessità che noi abbiamo, cioè delle mancanze che ci portano necessariamente a coprire quei vuoti attraverso un bisogno che il corpo ci dà o che l'anima ci dà, lo copriamo attraverso un sentimento che confondiamo con l'amore, che in verità non è, e che quando si rivela si abbraccia e fa più male di un amore sublime, perché l'amore sublime non fa male, l'amore sublime esiste
e non ci possiamo fare niente. Fa molto male quando cade quel vuoto, si apre quel vuoto sopra il quale abbiamo costruito un castello che non esiste. È come un po' la costruzione di un amore di fossati che arriva a questo mare e te lo butta giù. Quindi questo, diciamo, rapporto che ha Luca con Siria poi però nasconde, e questo ve la butto lì ma ovviamente lo scoprirete, anche un altro aspetto che io volevo sottolineare, che è un aspetto psicologico, cioè i sensi di colpa. Perché i sensi di colpa sono quelle cose che ci distruggono la vita. I sensi di colpa spesse volte, vedo tantissimi genitori qua dentro, ci travolgono. Perché noi nei confronti dei figli abbiamo quel senso di responsabilità che ci porta a vivere dei sensi di colpa. E ovviamente il figlio non viene cresciuto più secondo quel ragionamento di appartenenza, ma secondo quel ragionamento di responsabilità che ci fa venire ogni volta che andiamo al lavoro il senso di colpa perché non abbiamo dato quell'attimo al figlio. Il senso di colpa nasce anche nel rapporto fra uomo e donna, fra uomo e donna e donna, non ci interessa, nel rapporto di coppia. Perché Luca poi scopre una verità di Siria. E quella verità che Luca scopre di Siria è in verità un senso di colpa per non averlo compreso da solo e che lo spinge a questo, o quel gesto di amore lo avrebbe fatto indipendentemente da tutto? E questo ovviamente è una riflessione che io butto là e che mi auguro, come tutti i libri, no? A me piace leggere i libri che ti danno un input, poi è il lettore che si vuole fare mi piace Barnes. Per dirvi perché, perché Barnes vi dà un'idea, poi il lettore la scopre. A me non mi piacciono i libri che ti dicono la loro verità, perché quando mi dici la loro verità me la stai imponendo. Invece mi piace quel libro che ti fa riflettere, e questo ho cercato di farlo io. Faccio un'ultima considerazione proprio su quello che dici adesso, e se ci facciamo caso, quello che ostacola l'amore di cui parla Giorgio in realtà non è mai un'altra persona, ma sono entità. Cioè io prima facevo un breve riferimento al Vaticano, per esempio, allo Stato italiano, magari genuflesso, preventivamente. Sei attento perché andiamo a Campo di Fiori, cioè io là con Giordano Bruno, l'hai voluto la retica, questo lì. Se ci fai caso, mentre parlavi, senso di colpa, doveri verso carte, sono tutte cose che ci ha imposto lo Stato, e anche il senso di colpa lo instilla in qualche modo la nostra cultura, la nostra educazione. Cioè noi siamo cresciuti col fatto che se fai una cosa troppo libera, io vi consiglio di soffermarvi su c'è una favola, ci sono due poesie e una favola in questo. E la favola è particolarmente significativa sia della storia del libro, cioè racconta veramente tante cose, tra l'altro poi anche nella favola c'è il cassetto con dentro il mare, cioè, e quindi c'è anche la marea, e quindi, però ci sono personaggi lì rappresentati anche magari soltanto un uccellino con l'ala spezzata, uno scoiattolino che scende. E anche lì è tutto nella fantasia o per la fantasia di un bambino, però in quel mondo lì non ci stanno i sensi di colpa, non ci sta il fatto allora quello è mio padre, non è mio padre, quello è può essere mio figlio o no. In fondo anche il matrimonio, no, è un'imposizione che ci siamo dati per poter essere regolati. Tant'è vero che poi si rendeva, fino a un po' di tempo fa, molto difficile divorziare, perché non andava bene che i due puzzle a un certo punto si fossero scomposti e uno andava chissà dove. Ma poi magari non voleva. Andava a finire chissà dove, dove andava Siria, che ne sai dove andava Siria? Ma Siria, appunto, l'abbiamo detto, scappa da qualcos'altro o va a fare delle cose che non sono nemmeno sostanzialmente legate all'aver perso l'amore per lui, in realtà, perché c'è anche questo aspetto che è molto importante, cioè c'è, anche se tu un po' la neghi, ma la storia d'amore è veramente la parte centrale, che poi ha tutte le diramazioni di una, insomma, un bel libro. Si è capito che mi è piaciuto oppure io posso.
farebbe piacere pure che qualcuno di voi che l'ha letto, e sicuramente ci sono molte fan di Giorgio, facesse delle domande, ma noi possiamo continuare anche fino a domani mattina, non c'è problema, tanto... Lo leggerò stanotte. Ovviamente. Allora, noi a noi ci piace fare una presentazione che sia piacevole, nel senso che abbiamo passato dei momenti che possono essere momenti di riflessione, perché il libro vi dà degli spunti sull'amore, sulla filiazione, ti guarda il rapporto genitoriale dall'occhio che non si vede mai, che è quello del padre. Ti guarda il rapporto fra il figlio naturale e il figlio biologico, se ci si può sentire più padri a crescere un figlio proprio, a crescere un figlio dell'altro, e quindi qua andremo nell'aspetto di, diciamo, tra virgolette, di un'adozione, e guardiamo quanto influisce la nostra società su noi, perché poi Silvia come è vittima, come lo è un altro personaggio che troverete, che è Veronica, che è a sua volta vittima, però mentre uno è vittima della società, uno è vittima della natura, e quindi distinguerete come si deve al corso della nostra esistenza in virtù di qualche cosa che noi non comandiamo più. Allora, quella marea iniziale è la metafora del libro, cioè del passato che ritorna ciclicamente. Al contempo Luca si domanda quanta parte della nostra vita la decidiamo noi e quanta in realtà è scritta, chissà, nei crateri della luna, cioè quello che noi poi chiamiamo destino, chiediamo fato, non lo sappiamo. Quanto a quell'evento che, diciamo, ha segnato l'esistenza di Silvia, poi in verità è un evento predestinato, è un evento che poteva essere evitato. E chi lo avrebbe dovuto evitare, quell'evento di Silvia? Tutte queste domande ovviamente dovrebbero spingere a riflettere su una serie di vicissitudini che poi capitano non a me, non a Paola, a tutti, perché siamo tutti in un certo qual modo nell'ambito di un meccanismo, perché anche chi si crede perfettamente libero non lo è mai, e quindi tutto quello che ti capita all'interno della vita, se tu torni indietro oppure ti fai travolgere dalla marea del passato, scoprirai che quel passato ti fa tornare quegli eventi che, ma veramente li abbiamo decisi noi? No, non penso. Vi lasciamo con due letture, dopo vi faccio i saluti e i miei ringraziamenti. Un capitolo del libro che si chiama come il titolo del romanzo, nessuno può conoscere. Ti dovevo alzare io, ti si alza. Si chiama Nessuno. Allora voglio chiarire, cioè io ho avuto un pessimo rapporto col personaggio Luca e un buon rapporto con Silvia, non perché Silvia è donna e Luca. Vabbè, pure un po' così. Poi forse pure un po' meglio. Predomina lui, però. Predomina Luca come personaggio, perché è Leonardo, però a Luca, con Luca, per fargli fare determinate cose ci ho litigato. Con Silvia no, perché poi Silvia è sfuggente, a me poi le persone sfuggenti piacciono, e quindi diciamo con Silvia mi sono trovato più a mio agio. Invece Luca è stato spesse volte un personaggio un po' restio a fare determinate cose, perché poi un personaggio quando si crea gli devi dare un volto, gli devi dare un vestito, gli devi dare una personalità, gli devi dare un carattere, gli devi dare le scelte che in verità non sono le scelte del personaggio, sono quelle che tu imponi al personaggio, ma valgono, e Luca spesso segue. Questo è un momento che non si capisce ovviamente la trama, perché è un evolversi la trama, vi sono convinto che quando lo leggerete vi farete catturare per capire che cazzo sta succedendo, perché c'è un... che sta succedendo, perché succede, no? più d'uno, e a un certo punto Luca si trova di fronte a uno specchio, ed è questo il capitolo Nessuno può conoscere. Prego, maestro. Nessuno può conoscermi, gli occhi fissi nelle mie pupille, lo specchio rifletteva le mie rughe, confondendo i segni del tempo con le espressioni di sempre. Guardavo cercando me stesso nei vicoli della vita. Quanta ne avevo persa, quanto ne aveva fatto rubare. Tanta l'avevo stesa sui fili del ricambio senza lasciare asciugare mai il passato. Fissai gli istanti regalati all'eternità scrivendoli con gli occhi nei riflessi, ricucii i pezzi di me stesso, facendo combaciare i lati oscuri delle mie sconfitte, per vedere sventolare la bandiera delle vittorie che non avevo mai avuto. Eppure mi riconoscevo. Ero io, quel ragazzo che aveva accettato il destino legandolo ai sogni. E ora,
correva dietro le nuvole che portavano via tutto ciò in cui aveva creduto. Lo specchio rifletteva tutto, tranne ciò che nascondeva dentro di me, la parte più vera, quello che nessuno poteva conoscere, la mia unica compagna di vita, l'anima. Cosa cercassi dietro il sogno dell'amore era la confidenza che il cuore non mi aveva mai regalato, eppure restava la mia esigenza primaria. Il frutto di quel che ora avevo nasceva da un unico seme, un sentimento unico e irripetibile, che lo specchio non avrebbe mai potuto vedere, ma era segnato sul volto stanco, gli occhi dimessi, di chi vedeva recidere il fiore che aveva coltivato per tutti gli anni dell'esistenza. Cercavo di trovare ancora quel seme che lentamente spariva insieme al frutto raccolto. Di tutto ciò che avevo sentito restava solo la ricerca che mi avrebbe occupato, portandomi sul banco degli imputati. Sarei andato al patibolo, aspettando le accuse di chi mi avrebbe rinfacciato la testardaggine, di chi avrebbe ripetuto le parole sempre dette, di chi non mi aveva mai capito e ora vinceva sulla mia sconfitta. Era lo scotto previsto. Avevo pagato il biglietto per un viaggio di sola andata, ma la vita concede mai la possibilità del ritorno. Spensi la luce, ero nel buio della casa, guardai il letto vuoto di Joshua. Nel silenzio riconoscevo i passi di quel ragazzo che aveva camminato nei vicoli ciechi dell'amore, accettando tutto, perché era quello il significato del suo sentire. Quel ragazzo che aveva respirato nei respiri di lei. Nessuno in tutti quegli anni aveva mai compreso le ragioni del mio amore. Era un unicum, in una società di persone tese alla sola realizzazione di se stesse e al contemporaneo sacrificio di ogni sentimento. Ero legato a Silvia e a questo perenne sentimento che viveva dentro di me, mi aveva fatto dimenticare tutto il resto, che evidentemente rappresentava, al suo cospetto, il nulla, qualcosa di non essenziale. Ciò che per gli altri era gettare al vento il dono della vita, per me rappresentava null'altro che la messa in opera del mio amore, come operaio che esegue il disegno dell'architetto. Me ne dolevo tutte le volte che mi trovavo di fronte alla necessità di compiere una scelta difficile ma obbligata. Per il resto lo vivevo senza rimorsi né rimpianti. Amavo Siria e con gli amici, i familiari o semplicemente i confidenti non potevo condividere questo profondo sentimento, troppo distante da loro, immersi nelle derive della società. Lo avevano relegato nell'angolo degli oggetti vintage, in bella mostra, sui mobili di casa. Spiccavano tutti i trofei di se stessi. Io invece mostravo Joshua, il frutto dell'amore che, indipendentemente dalla congiunzione carnale tra me e lei, era e rimaneva nostro. Rappresentava per me la manifestazione più alta del sentimento provato per Silvia, quel che per gli altri era invece semplicemente subito. Scesi dal patibolo, stringendo in mano il passato, respirando il presente e sorridendo al futuro. Qualsiasi cosa sarebbe stata, nessuno mi avrebbe comunque capito. Ed era questa la mia grande vittoria. Nessuno può conoscermi come tu mi conosci. Gli occhi tuoi dove dormiamo, tutti e due, alle mie luci d'uomo, hanno dato destino migliore che alle notti della terra. Gli occhi tuoi dove viaggio, ai gesti delle strade, hanno donato un senso distinto dal mondo. Negli occhi tuoi, coloro che ci svelano la solitudine nostra infinita, non sono più quel che credevano essere. Nessuno può conoscerti come io ti conosco. Paul Éluard, 1936. Allora, voglio ringraziare tutti, perché mi alzo, perché mi fa un po' male la schiena. Voglio ringraziare intanto questa libreria, perché nel mondo esistono degli avamposti indipendenti, meravigliosi, perché le librerie così non esistono più. Ho litigato l'altro giorno con la catena Feltrinelli, ma proprio con tutto il cuore le ho mandate a cagare, perché sono insopportabili, perché credono di dominare un mercato che in verità è un mercato di tutti noi, invece loro pensano di... perché
per noi che abbiamo la passione di scrivere, lo sapete, io faccio l'avvocato, non faccio lo scrittore, però ho una grande passione, e però noi scriviamo e lottiamo e non ci aiuta nessuno, perché è la grande verità. Non solo non ci aiutano, ma ci pongono dei paletti, e in quei paletti non ci passi se non fai parte di quel mondo, e questo è assurdo. E allora esistono questi avamposti, aiutateli questi avamposti, perché ce ne sono pochi al mondo che resistono. Brava Stefania, brava, bravi tutti quanti, e che le storie abbia vita lunga. Ringrazio il Bucci, che è venuta qui, ci ha ripreso, è molto carini, ci manderai nonno. Sono gli affari. Che fortuna. Davide Diani, che in verità fa l'avvocato benessa, non è vero, fa l'attore. Non è vero, fa l'attore, fa l'avvocato benessa, non è vero. Ha scoperto un grande talento in tarda età, perché ha un grande talento. Poi dipende da dove lo va a mettere, perché ci sono alcune cose che forse... Però lui è bravo. Legge bene, ma soprattutto recita bene, ha fatto la sua prima recita qualche... Di commedia, commedia, commedia. Cioè, diciamo che è salita su un palco in una commedia che ho visto. Ma lui era straordinario, ed è stato assolutamente bravissimo. Davide Diani, soprattutto nel teatro. Ha una macchina di pace alle cassette, non è scritto, non ci potevo credere quando l'ho visto artire, non mi veniva da piangere, perché mi ricordavo di quando ero ragazzo e regalavo alle mie fidanzatine le cassette con le canzoni, era così, cioè ce le ha ancora. Le compilation. Cioè, pensa che io non ho neanche regalato. Ma non hanno neanche regalato, ma meglio le hanno regalate. Ringrazio ad Alessandro Masucci in modo speciale, per un motivo molto semplice, perché questo libro, come ho detto a Napoli, per chi c'era, non sarebbe mai uscito. Io non ho un bel carattere, sono una persona ostica, litigo per questione di principio, non perché voglio essere, per questione di principio. E quando avevo scritto questo romanzo l'anno scorso, nell'agosto del 2014, e poi ci ho messo più tempo di quando l'ho scritto per, diciamo, renderlo in una forma perfetta, ho iniziato a litigare con tutte le case editrici che mi chiedevano l'ira del Padre Eterno, soldi che io non ho mai guadagnato in un anno per pubblicare quel libro. E allora io ho iniziato a litigare, ho mandato, e a un certo punto incontrai lei, le dissi, evidentemente vide questa mia rabbia, Libri di busta girando presso a me, ha ragione, mi fermo. Ma non c'è problema. E lei disse, posso aiutarti? Io il libro è stato pubblicato con la Robi, e lei merita molto, grandissima. Ringrazio infine la vita, perché la vita ti permette di, se noi siamo immobili nella nostra casa, non capiremo che la vita ci dà grandi possibilità, e soltanto grazie al libro che ho pubblicato l'anno scorso di poesia, a questo libro, che ho conosciuto persone meravigliose, persone che si mettono a disposizione come non farebbe nessun amico con cui sono conosciuto da quando ho 3 anni. I miei amici da quando, che io ho conosciuto da piccolini, non hanno comprato il mio libro. E questo poi ti fa capire il valore di un sentimento. Invece incontri persone che magari si professano eretiche, che invece sono straordinarie, e ti insegnano un'altra cosa, perché noi siamo molto bravi a criticare, ma mai a metterci la nostra faccia. Quanto che ci vuole a criticare un nostro politico? Che ci vuole a dire che la strada è sporca? Che ci vuole a dire che hai fatto male quella normativa, o che te ne freghi di quello che sta succedendo nella nostra città? Però in verità ci siamo mai messi in gioco, siamo mai andati là a dire, aspetta, ma ci voglio provare io. Ci sono persone, no, io non lo faccio, ci sono persone che lo fanno e che ovviamente meritano tutta la stima nostra. Paolo Izzo. Sono un libro suo, lettere eretiche, capirete moltissimo, sta là. L'ho visto appena entrato, capirete molto di Paolo Izzo che leggete lettere eretiche, e il valore della nostra esistenza, dedicare qualche cosa a qualcosa che ha valore. Ringrazio voi, perché non è mai scontato che qualcuno si alzi il sabato sera in una serata di novembre anche abbastanza carina e venga qui ad ascoltare me, che dico cretinato. Ed è bellissimo, è meraviglioso, è emozionante, quindi spero di poterle vivere sempre, e grazie di essere venuti. Vi saluto, normalmente chiudo queste mie presentazioni di questo libro qua con
una è dedicata a mio padre, ovviamente, perché è morto da poco, è morto prima che il libro fosse stato pubblicato, e non sono stato in grado di darglielo, ed era un mio grande desiderio regalarglielo prima che morisse, non ce l'ho fatta. Però oggi no. Oggi non la voglio chiudere dedicando a mio padre, so che mio padre sarebbe contento di questo, perché lui era uno nato nei quartieri poveri di Napoli, uno figlio di nessuno, figlio di un infermiere, figlio di una casalinga, che ha sdomitato, e ci è riuscito. È riuscito a realizzare un sogno, cioè quello di non scegliere la via facile, la delinquenza, scegliere la via della legalità, ed è diventato un grande avvocato. Ieri il protagonista del mio romanzo si chiama Luca. Ieri alle ore 18 a Napoli si è spento un grande teatro, è morto Luca, quello che per noi tutti napoletani era Luca Diello. Luca era il figlio di un grande, di Edoardo, ma era nipote di due grandi zii, Peppino e Titina, era nipote di un grande nonno che si chiamava Edoardo Scarpetta. Per chi non lo sapesse, Edoardo Scarpetta, classe 1853, è stato il più grande rappresentante del teatro partenopeo nella seconda metà dell'Ottocento. Scriveva da Dio, e era un grande attore e un grande cabarettista. La sua carriera fu stroncata agli inizi del Novecento da un poeta che studiamo tutti quanti a scuola, si chiama Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio decise di fargli una causa, gli stroncò la carriera, quando Edoardo Scarpetta aveva deciso di portare fuori questo grande teatro di Napoli. Però intanto lui la sua eredità l'aveva già data, ne basta un titolo, Miseria e nobiltà, l'avrete visto tutti, no? Avrete visto quel grande film in cui c'era un signore che si chiamava Antonio De Curtis, Totò. Ma Edoardo Scarpetta non faceva solo l'attore, il commediografo, no, trombava. Ci piacevano e femmano, e non c'era niente a fare. Era legalmente sposato, ebbe dei figli straordinari, il primo Vincenzo, un grandissimo artista. Ma la moglie, dopo le recite che lui faceva nei teatri, lo andava a raccattare ovunque, nei camerini, nelle case chiuse, non ce la faceva, non ce la faceva. Ebbe tre figli con una donna. Ah, in molte biografie di Edoardo Scarpetta si legge che il numero dei figli di Edoardo Scarpetta è incalcolabile. Non si sa quanti figli Edoardo Scarpetta abbia fatto. Ci sono quelli riconosciuti e quelli non riconosciuti. Con una donna ebbe tre figli, si chiamavano Edoardo, Giuseppe e Concettina, Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. Edoardo ebbe un figlio, Luca De Filippo, ma non è un figlio per qua, perché lui con un'altra donna ebbe un figlio non riconosciuto che si chiama Ernesto Murolo, che insieme con Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio e a Mario rappresenta l'eccellenza della poesia napoletana tra l'Ottocento e il Novecento. Ernesto Murolo ha avuto un figlio, si chiama Roberto Murolo. Mica è finita qua. Scarpetta ha avuto un altro figlio, si chiamava Edoardo De Filippo, omonimo, e siccome era altrettanto straordinario attore, per non confondersi all'epoca nel Novecento con l'altro Edoardo De Filippo, si fece chiamare Passaretti, straordinario attore. Insomma, fossi stato il sindaco di Napoli, avrei fatto trombare tutte le donne di Napoli, avevamo una generazione di straordinari artisti, come Varenne, no? Varenne vinceva! Varenne ha finito di vincere, l'hanno fatta, l'hanno chiusa in una scuderia nel tromba di tutte le gioventi, speriamo che esce qualcuno, non è uscito, ma non Scarpetta funzionava perché era un inseminatore di geni, straordinario, un grande. Massimo Ranieri è di una, però di un'altra discendenza, lì è proprio irriconoscibile, diciamo, perché quelli sono riconosciuti e non riconosciuti. Massimo Ranieri viene dall'altro, sempre da Scarpetta, sembra però quello, diciamo. C'è, non è proprio certificato, comunque è proprio. Però ieri questa straordinaria dinastia è finita. E a Napoli quando muore un De Filippo si spengono le luci. Non c'è niente da fare. Perché cala un teatro, cala il grande teatro di Napoli. Il grande teatro di Napoli sono i vicoli, sono i posti dove il sole non batte, dove c'è ombra, dove c'è la tazzurella e caffè, il balcone affacciato alle vite, dove c'è le voci di dentro, dove c'è Open Safe, non mi piace, Natale in casa Cupiello. La morte di Luca De Filippo ieri ha rappresentato un lutto a Napoli. E quindi è un teatro che non tornerà, perché Napoli è una città che si evolve male e quindi quel teatro non tornerà.
ieri fra una partita persa su Budio mio figlio immeritatamente 2-1, ma non me lo meritavo, tenevo l'Arsenal, ma ok. Sono andato a prendere mia figlia alla cosa, ho scritto due versi al volo, nel traffico, che mi faceva piacere far leggere a Maria Alessandra, dedicati a qualche cosa che non tornerà più, di quello che vi ho raccontato. Grazie, vi auguro uno splendido sabato sera. Sopra queste travi, il silenzio dei passi. Una vita, mille vite, e il tempo che incrina i remi. Si scende piano, con il fumo dei drappi, il viso chino sul bastone, ed il sorriso che, leggero, saluta le mani invocanti. Su quelle travi cigolanti, resta a battere un cuore, ombre e luci, i segni di una vita. Passa tutto. Siamo noi. Su questo sipario che si innalza, una virgola disegnata sul golfo. Torna in porto la nave dei sogni. Grazie.